Sono di origini lucane, sono arrivato a Milano nel 1954 e ricordo che soffrivo molto queste mie origini perché a scuola mi davano tutti del terrone, perché parlavo rapudese e quindi questo mi creava un grande disagio e ricordo, finiva sempre a cazzotti perché noi eravamo abituati nelle strade, nei paesi, non andavamo tanto per il sottile, finiva sempre in rissa. Poi col tempo mi sono abituato a stare a Milano, ho studiato a Milano e poi con l'adolescenza ho avuto il desiderio di ritornare, rivedere le terre, casa di mio padre, di mio nonno, gli uliveti, i vigneti che mio padre continuava a condurre, quindi è nata così un po' il ritorno alla ricerca delle origini e questo ha avuto anche un mezzo, quello della fotografia, di ritrovare le proprie origini riguardando e quindi rimettendo in scena le immagini che mi avevano colpito, che mi avevano segnato nell'infanzia e quindi è stato un salto indietro, ritornando nelle terre, in quei paesaggi, in quei luoghi, con quelle persone che avevo conosciuto, quindi le terre di mio nonno, di mio bisnonno, di Tonno Massaro e poi di mio nonno che emigrò in America negli anni 20, che poi ritornò in Lucania. Costruì un'azienda elettrica, elettrificò il paese e da lì nacque così poi quella necessità poi di muoversi che ci portò tutti a Milano. E quindi per me è un continuo ritornare, adesso ho ripreso anche la conduzione delle terre, quindi produco olio e vino, oltre che le fotografie. Quindi Francesco Radino, foto, olio e vino.